Voglio mettere in chiaro questa cosa qua, ok? E voglio essere sincerissimo con voi. Sincerissimo. Magari ometterò qualcosa perché non, non, non mi va di parlarne così con voi. Però sarò sincero. Uh, mi avete visto l'altra sera un po' preso male, ok? Non perché. Uh, perché io fossi offeso perché uh, Fiorenza mi abbia messo in fondo alla classifica dei, uh, della simpatia. Veramente, quella cosa veramente, mi tocca minimamente anche perché poi dopo ci ho pure scherzato facendo sempre il serio. Ho visto anche dei commenti sulla Tana del Ferrito che dicono no, Jody è cringe, Do Jody è troppo preso male, cose così. Io pensavo di non essere, di non farmi colpire dai commenti negativi, ok? Solo che, eh, meno male, questo è un luogo dove parte una, una, una percentuale della della gente che va a vedere anche le live serali una piccola percentuale della gente che, che, la gente che va a vedere le live serali um, viene qua per farmi compagnia per parlare un po' con me perché sa che leggo abbastanza la chat perché sa che magari può passare delle orette nel chilling con me e quindi ve lo posso dire a voi mh, non è per fare il preso male però ho notato nell'ultimo periodo soprattutto nelle ultime due o tre settimane che la chat una, una parte abbastanza sostanziosa della chat, ma comunque minore, cioè ovvio, ovvio, minore, um, ab mi abbia preso un po' come pungible. Attenzione, non prendetela come vittimismo e tutto quanto, non voglio fare la vittima perché io poi me ne frego, io rispondo pure se a un certo punto vedo un commento che non mi piace, gli rispondo con, con ironia e tutto quanto. Però, dopo che vedo che magari dico una roba e, e mi dicono già sei cringe. Um, crea una situazione, fa già di stai zitto, già uh, di qua, già di là. E un, un mio amico che, ho, che ormai posso dire mio amico, posso considerare mio amico Vets, cioè veramente Nicolas. Ci siamo sentiti anche delle volte off-live, cioè veramente un ragazzo d'oro, l'ho conosciuto tutto quanto. Vedo che lui, Dio, è sceso in terra, uh, acclamiamolo, qualsiasi cosa che fa. Cioè non ho capito qual è. Cioè io non sono geloso di Nicolas, sto solo facendo un, un paragone. Che cazzo, perché io devo essere. Perché ci sono delle volte dove io devo leggere la chat che si accanisce, ah eh, vabbè, sempre per il meme e tutto quanto, su di me come se io fossi l'ultimo dei coglioni. Cazzo, ma io mi diverto. Solo che poi nel momento in cui c'è cioè, questa roba, poi io predico bene e lazzo male. Perché anche Simone, quando magari vede quei due commenti, si prende un po' male dentro di sé. E io dico, ma Simone, sì, a Poi sono il primo che non si riesce a fottere realmente. Raga, grazie per i cuori, grazie mille. Mi dispiace solo un po'. Uh, e forse sbaglio pure a dirlo così. Però, questo è un. Cioè, voi siete una. Cioè, mi psicanalizzate. Io amo quello che mi è accaduto nel, nell'incontrare Simone, nell'incontrare Vetson, nell'incontrare Rubino. Nell'incontrare Denelmon, nell'incontrare tutta la lore di, di, di Simone. E, e penso che ogni giorno io mi ritenga fortunato di poter passare del tempo. Anche con voi. Con voi qua. Con voi là. Però ci sono delle volte dove vedo come dei. Come nella ricerca di Nemo, no? Vedete la ricerca di Nemo quando ci sono i pesci, i pesciolini, che però fanno un pescione grande. E a volte vedo degli stormi di persone che si aggregano nel. Ma va, c'è un coglione. Ma perché? Ma che cazzo? Cioè, io non. Sinceramente, posso dirlo? Voi non mi convincete di essere un coglione perché io non mi sento un coglione. Io mi sento un. Mi sento bene a stare con delle persone che dopo qualche tempo posso chiamare amici, intendo tutta, tutti i ragazzi con cui sono in live, e mi diverto. Ed è un mio problema se poi mi faccio effettivamente influenzare. E vi chiedo scusa, vi chiedo scusa perché poi ovviamente giustamente mi date del preso male in parte e ho sbagliato e niente, questo era solo per aprirmi con voi. Ehm, poi boh, mi, mi danno del cringe, poi sinceramente... Nel 2021 dire cringe è cringe. Uh, beh, basta ormai. Non molla, Gio. Non molla! No, non mollo, non mollo. Forza Roma, forza Roma, sempre. <susurra>